Ciao, sono Alessia di Alessia Scrap and Craft e Casa Organizzata. Se non vuoi perdere neanche uno dei miei video, ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto, in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo. Ce ne sono spesso, ne sto facendo molti e quindi seguimi. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere questo maxi fiore molto molto bello e molto molto semplice che ho usato poi per fare un progetto che vi ho fatto vedere. Chi mi segue su Facebook l'ho fatto vedere su Facebook, vi lascio qui sotto il link nell'info box alla pagina. L'ho trasformato in questo lavoro. Ecco qua il fiore ed ecco qui il lavoro finito che vi farò vedere in un secondo momento. Quindi cominciamo con il fiore e poi vi faccio vedere il resto. Allora, questo centro può diventare un centro tavola o quello che volete, un sottopiatto, una decorazione. E questa parte qui, traforata, può essere aumentata quanto si vuole, anche fino a farla diventare una tovaglia per un tavolino rotondo. Quindi si può si possono, io adesso ho fatto tre giri, ma si possono aumentare questi giri a piacere, che sono velocissimi e quindi si lavora in modo molto facile e veloce. E questo filato che ho usato è questo cotone qui, un cotone bello spesso. Adesso togliamo un attimo questo, mettiamo qua. E è un cotone spesso. L'ho usato in tre colori, corda, rosa shocking e giallo carico. E è questo qui, Jumbo 2. È questo qui, il Jumbo 2. Qui mi porta sulla fascetta da lavorare col 5, 5 e mezzo. E infatti io l'ho lavorato con il 5. E, quindi è bello spesso, molto più spesso del cable 4 che uso di solito. E infatti il lavoro è venuto molto grosso. Ma lo stesso fiore può essere fatto ovviamente anche con un filato più piccolo per fare altri tipi di decorazioni. Direi che ho già detto tutto, le cose essenziali per fare un centro e per fare un fiore bastano pochi grammi. Io qua ho i gomitoli da 100 grammi, ma come vedete ho già fatto due fiori e un centro intero. Vabbè, di giallo se ne usa pochissimo perché è solo il centro, ma anche di rosa ne ho ancora un bel po'. Andiamo a vedere come si fa e poi nella prossima puntata, puntata numero 2 di questo lavoro, andiamo a vedere come ho sviluppato il centro. Eccomi qua. Il fiore è questo. Adesso sostituiamo un attimo il lavoro. Eccolo qui. Ah, ecco un'altra cosa vi volevo dire. Quanto è venuto grande il fiore. Io poi per terminare il centro l'ho leggermente inamidato, ma proprio leggermente con la lacca sul rovescio, molto molto leggermente, però per tenerlo bello steso in modo che non si arricci, non si stropicci. Andiamo a vedere quanto è grande il fiore, che è venuto bello grande, proprio big, è 18 centimetri di diametro e il mio centro totale è 30. Quindi queste sono le misure con questa tipologia di filati. Ah, ecco, volevo dirvi in relazione al filato, vediamo un po'. Allora, 100 grammi corrispondono a circa 135 metri. Quindi, se volete usare un altro filato, potete regolarvi più o meno sulle dimensioni finali. Andiamo a vedere come si fa. Lo mettiamo qui. Andiamo a prendere il colore che useremo per il centro. Io ho usato il giallo, ma ovviamente potete usare il colore che preferite. Allora, partiamo con l'anello magico. Quindi il nodo d'inizio lasciato largo. Partiamo con il nodo d'inizio lasciato largo, quindi con l'anello magico. Facciamo una catenella per fermare e poi in questo anello facciamo 8 maglie basse. 7 compreso la catenella iniziale, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
chiudiamo il cerchio, andiamo a puntare, io adesso prendo l'uncinetto leggermente più piccolo sulla prima maglia bassa per fare la maglia bassissima e chiudere il giro. Adesso stringiamo bene il centro in modo che si chiuda e poi andiamo a lavorare i raggetti del centro, quindi andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, altre 2 catenelle e poi nel punto successivo andiamo a fare una maglia alta. Allora, questo lavoro è formato da 2 giri in giallo e poi altri 1, 2, 3 in colore contrastante, quindi i 2 giri del centro più altri 3 dei petali, diciamo così. Facciamo altre 2 catenelle e poi nel punto successivo una maglia alta, quindi andiamo avanti così per tutto il giro, queste maglie alte in ogni punto intervallate da 2 catenelle, 1, 2 e poi la maglia alta e terminiamo il giro. Ecco qua, terminato il giro, facciamo le ultime 2 catenelle e andiamo a fermare sulla terza catenella, che sarebbe il colmo della nostra prima maglia alta, con una maglia bassissima. Ed ecco qua che abbiamo 8 di questi raggetti e 8 spazi. Adesso con il primo colore abbiamo finito, non ci resta che tagliare e portare sul retro e poi chiudere. Andremo poi a chiudere e a fermare i fili dopo e andiamo a fare il primo giro dei petali, quindi della corolla e di colore contrastante. Prendiamo il colore rosa, andiamo in uno qualsiasi di questi spazi, andiamo a fare, a puntarci, agganciarci da una parte, facciamo 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia altissima, 3 e 4, e poi sempre in ogni archetto facciamo 4 maglie altissime, quindi in questo caso la prima l'abbiamo già fatta con le catenelle, ne facciamo altre 3 qua. Poi facciamo una catenella, passiamo all'archetto successivo e facciamo altre 4 maglie altissime e andiamo a terminare così tutto il giro, quindi facendo in ogni spazio 4 maglie altissime, poi una catenella e altre 4 maglie altissime. Eccomi qua, sono all'ultimo archetto, quindi faccio la mia catenella, vado a fare le mie doppie maglie alte nell'archetto 4, 2 e 4
una catenella e vado poi a fermare sul punto, sul primo punto. Ed ecco qua che abbiamo fatto il primo giro della corolla. Poi andiamo a fare il secondo. Allora, a questo punto andiamo a fare, dobbiamo lavorare in questi tre forellini, quelli in corrispondenza del petalo, quindi qui. Adesso per andare direttamente dentro andiamo, puntiamo qua nel primo, subito dopo l'asoletta che abbiamo, andiamo a fare una maglia bassissima in modo da arrivare qui sopra, facciamo 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia altissima e poi andiamo a fare una maglia altissima nello stesso spazio tra una maglia altissima del giro precedente e l'altra. Poi ancora andiamo nell'altro spazio e andiamo a fare ancora 2 maglie altissime sempre nello spazio. In questo modo, e poi ancora nel terzo andiamo a fare ancora 2 maglie altissime puntate proprio a cavallo dello spazio, quindi non dentro al punto. La seconda, vedete che punto sotto qua. Ed ecco qui. Poi ancora una catenella e vado di nuovo, salto qui, vado di nuovo, vedete che qui c'è lo spazio in corrispondenza della maglia alta gialla, questo lo salto, vado in questi di nuovo 3 spazi qui e vado a fare di nuovo 2 maglie altissime in ogni spazio e vado avanti così per tutto il giro. E così in questo modo termino il mio secondo giro della colonna, quarto giro totale. Eccomi qua, faccio l'ultimo archetto. Quindi faccio la mia catenella, poi vado a saltare di nuovo il foro in corrispondenza della maglia alta del giro giallo, salto in quello successivo, punto sotto tra un punto e l'altro e vado a fare le mie 2 maglie altissime in ognuno di questi cavallotti. Salto al punto successivo, altra maglia altissima poi ancora allo spazio successivo. Termino le mie maglie altissime, faccio una catenella e vado a puntare con la maglia bassissima sul primo punto che avevo lavorato. Ed ecco qui che ho fatto anche il secondo giro di corolla, quindi di petali rosa. Adesso vado a completare con l'ultimo giro. Allora, l'ultimo giro funziona così. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi vado a lavorare una maglia altissima nel primo punto, ma non la chiudo, cioè esco fuori solo
da 4 asole e me ne tengo 2 sull'uncinetto. Poi ancora prendo il filo per fare un'altra maglia altissima nel punto successivo e anche in questo caso non la chiudo e lascio 3 asole sull'uncinetto. Poi ripeto ancora, stesso lavoro, non la chiudo fino in fondo e lascio un'altra asola sull'uncinetto. Poi ancora nel punto successivo, sono 6 punti, faccio la stessa cosa, quindi non la chiudo e mi tengo, per ora ne ho 5 asole sull'uncinetto. Poi ancora nell'ultimo punto faccio lo stesso identico lavoro, chiudo solo 4 asole, adesso ho 6 asolette sull'uncinetto e vado a chiudere tutto il punto, così e poi ancora in questo modo. E chiudo, faccio questo lavoro, ho 6 maglie chiuse insieme, 6 maglie altissime chiuse insieme. Poi vado a fare 3 catenelle, perché devo fare un picot qui sulla punta, quindi faccio 3 catenelle, vado a puntare qui in questo buchino che c'è qua e faccio una maglia bassissima. Ho fatto il mio petalo e il picot, adesso devo completarlo perché come vedete qua c'è una parte a catenella per tornare alla base. Quindi adesso faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Torno indietro e vado a puntare nel foro più grande, quello dove non avevo lavorato nel giro precedente, e vado a fare una maglia bassissima per fermare il mio petalo. Questo primo petalo è incompleto, andremo a completarlo poi alla fine. Adesso vado a fare il primo petalo completo e funziona così. Allora, che poi tutti i petali si tutti e gli 8 petali si faranno come questo. Andiamo a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi prendiamo il filo sull'uncinetto 2 volte per fare la maglia altissima. Andiamo a puntare nel primo punto qua del petalo, qui, e andiamo a fare di nuovo una maglia alta incompleta, una maglia altissima, scusate, incompleta. Quindi mi restano le 2 asole. Poi ancora vado nel punto successivo e faccio di nuovo una maglia altissima incompleta. Poi ancora nel punto successivo faccio una maglia altissima incompleta. Poi lascio sempre le mie asole sull'uncinetto. Poi ancora prendo il filo, vado a puntare e faccio di nuovo una maglia altissima incompleta e poi ancora l'ultima volta vado a fare un'altra maglia altissima incompleta. Adesso posso chiudere e chiudere ancora il mio petalo. Adesso ho già la parte a catenella. Faccio le 3 catenelle per fare il picot. Meglio tenere una tensione un po' più elevata perché sennò rimane veramente troppo molle il lavoro. Quindi ho fatto le 3 catenelle, vado a puntare qui, faccio la mia maglia bassissima per chiudere il picot e poi vado a fare ancora 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6 e vado di nuovo a puntarle qui con una maglia bassissima, a cavallo qui con una maglia bassissima. Ed ecco qua che ho fatto il mio primo petalo completo e adesso tutti i petali si fanno allo stesso modo e si completa il fiore. Poi vediamo alla fine qua come fare l'ultima parte per completare questo petalo che per ora è incompleto di maglia di catenella. Ecco qui,
sono all'ultimo petalo, vado a chiudere. Il petalo, la punta, vado a fare il picot, 1, 2 e 3, chiudo con la maglia bassissima, vado a fare le 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vado a fissare qui con la maglia bassissima e vado a chiudere anche il primo petalo che aveva, mancavano le 6 catenelle, vado a fare le 6 catenelle, 1, 2, 5 e 6 e a fissarmi alla base del picot con una maglia bassissima. Ed ecco qua che ho terminato il fiore, che visto sembrava complesso perché ha 1, 2, 3, 4, 5 giri, ma in realtà è molto molto semplice. Eccolo qua, facilissimo ma molto molto bello. Alla prossima puntata vediamo la parte intorno che lo completa e vediamo come è possibile aumentare questi giri a piacere fino a farla diventare addirittura grande come una tovaglia per un tavolino rotondo. Ci vediamo alla prossima. Ciao.